celebriamo il 1° maggio come festa dei lavoratori, celebriamo l'8 marzo partendo da una tragedia di donne lavoratrici, ma l'eccidio di Pietrarsa ha un valore enorme. Il 6 agosto 1863 nello stabilimento industriale di Pietrarsa arrivarono i bersaglieri per fronteggiare la contestazione dei lavoratori ai cancelli della fabbrica. Spararono sulla folla e uccisero 4 operai. Fabbricini, Marino, Del Grosso, Olivieri furono i primi lavoratori morti durante una manifestazione di protesta nell'Italia unitaria. 4 nomi e un evento che sono scomparsi dalla memoria nazionale. E non solo l'emblema di quella che fu la politica industriale dell'Italia unita nei primi 20 anni, ma fu anche la prima protesta operaia di questo Regno d'Italia. Furono i primi 4 operai morti nel corso di una manifestazione, 10 feriti, e si capì chiaramente che le scelte industriali avrebbero privilegiato inevitabilmente i grossi stabilimenti del centro-nord rispetto a quelli del mezzogiorno. Martedì 6 agosto negli spazi del museo di Pietrarsa sarà rappresentato il lavoro teatrale Pietrarsa 1863, tragedia musicale composta da Aldo Vella e Giovanni D'Angelo e interpretata fra gli altri da Rosaria De Cicco e Roberto Capasso. Una drammaturgia civile che spinge la riflessione sui destini dei lavoratori del Sud attraverso una scrittura di forte intensità emotiva. Questa drammaturgia molto fresca di Aldo Vella con delle musiche originali di Giovanni D'Angelo molto interessanti, perché oltre a esserci Rosaria De Cicco, che diciamo un po' la portabandiera del gruppo, io, qui ci sono anche diversi attori, cantanti molto bravi. Qui si è unita la repressione militare con la protesta sindacale, cioè qualcosa che veramente insomma pone dei dubbi sulla nascita della nostra nazione, che è una nazione che naturalmente aspettava l'unità da tanto tempo, ma purtroppo c'è stata anche una parte di colonizzazione, altrimenti non sarebbe nata la questione meridionale, in una zona dove c'erano fenomeni di malgoverno, di brigantaggio, di mafia, di camorra, che però aveva delle risorse enormi. L'evento è patrocinato dai comuni di Napoli, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco, Ercolano. È sempre importante attualizzare la memoria storica e gli insegnamenti della storia. Sarebbe il caso di rivedere e ripensare quali sono le scelte produttive, le scelte di sviluppo economico del Mezzogiorno d'Italia. Certamente, e anche Taranto insegna l'esperienza dell'Italsider di Taranto, è finita l'epoca dei grossi mostri, dei grossi stabilimenti, delle grosse realtà industriali, quindi è il caso di rivedere per questa terra, per questo territorio, con i suoi prodotti locali e territoriali, un nuovo tipo di sviluppo. Ricercare, ritrovare pagine di orgoglio, dignità e riscatto credo che sia un fatto estremamente utile. Io credo che il 6 agosto sera vivremo in quello straordinario contenitore che è il Museo Ferroviario di Pietrarsa, in uno scenario incomparabile nel cuore del Golfo, una serata molto bella di arte, di spettacolo, di libertà e di dignità.